Franklin, buongiorno. Allora, com'è? Buono lo scarico? Oh, figa, insomma, diciamo che c'è di meglio. Però piuttosto che niente, meglio piuttosto. Comunque, ragazzi, sono Flane, bentornati. Siamo qui oggi su Cine e Cine perché vedremo una cosa veramente fuori di testa. Quindi, ragazzi, prima di cominciare, se volete vedere altre cose del genere, mi raccomando, un bel pollicione in su e un commento qua sotto con scritto. Niente, semplicemente niente, perché quest'oggi, bene o male, ho sentito una voce, non so di chi. Comunque, bene o male, quello che vedremo sarà appunto niente. Figo, frena un attimo, che non ho capito un cazzo. Signor Clinton, si rilassi. Vado a tirarsi il bong, se lo mandi giù per la gola come ho fatto l'altro giorno. E vi ricordo anche, ragazzi, che vado in live alle 21 il martedì, il giovedì e il sabato. Mi trovate su Twitch nel link bloccato sotto nei commenti, se volete, perché noi iscrivetevi. Detto ciò, cosa vedremo quest'oggi? Avete presente, no, che GTA è un mondo fantastico fatto di cose, come qualsiasi altro gioco, ok? Ai modelli, alle texture. Vi siete mai chiesti come potrebbe essere GTA senza la minima texture, senza nemmeno un colore? Ebbene, quest'oggi utilizzeremo una mod che leverà qualsiasi texture, qualsiasi scritta, roba, esempio, anche la maglietta di Geppolo Zingara in questo caso diventerà una maglietta in colore, semplicemente il modello creato, punto e basta. Signor Clinton, lei diventerà probabilmente bianco come la morte. Vengo, ma stai scherzando? Col c***o che divento bianco. E invece quest'oggi lo dovrà fare, quindi se vuole godersi questo panorama, perché tra 3, 2, 1, tutto quanto diventerà privo di texture, nessun colore, solo il modello così creato e posizionato. Adesso vedremo probabilmente alcune cose un po' più colorate di altre, perché magari proprio il modello è stato fatto non trasparente ma già tendente a un colore. In più c'è una mod grafica che rende il tutto un po' più complicato da cavare, quindi come ho detto alcune texture ci saranno ugualmente, come esempio questa zona qua, che probabilmente è nata così sul programma di modellazione, quindi ce la prendiamo così com'è. Qui abbiamo i quadri, solo quadri, senza più niente sopra. La zona dello stereo con tutti quanti gli equalizzatori, non si vede un tubo, neanche il vinile. Gli album addirittura di OJ Locke e tutti gli altri tizi, tra cui mi sembra ci sia anche il doppiatore di Carl Johnson, sono unicamente scavati, incisi, ma senza nulla di scritto. Figo, ma con l'estero Clinton, insomma, proviamo adesso a tirare il bong e vediamo un po' come potrebbe vedersi. Attenzione, una texture è rimasta. Abbiamo il whisky, sì, c'è del whisky qua che riusciamo a vedere tranquillamente. Il laptop addirittura è scomparso, dovrebbe essere qua sopra. Ma che bello è, cioè, Francone, mi dica, ma che bella è sta roba. Figo, ma stai scherzando? Sembra che abbia tipo degli spaghetti strani. Il pizzetto però è ancora normale, forse perché ce l'ho sopra con una mod, quindi non è nativo del gioco, di conseguenza non gli toglie le texture. Non saprei perché di questa cosa. Comunque, anche da strafatti i colori non è che si riescano a vedere. Appunto, non esistono, come non esiste nessun pattern disegnato, tra virgolette. Utilizziamo questo termine un po' non proprio consono. Dov'è Chop? Eccolo qua. Chop, sei albino, come stai? Ma che bello che è. Andiamo a vedere Bobby se è ancora vivo, che magari con sto candido è andato in paranoia. Però ti giuro che siamo ad essere in paradiso, cioè tra poco sbuca la madonna qua. Potremmo cambiare tempo con qualcosa di un po' meno intenso. Oddio, addirittura si riesce a vedere meglio l'interno qua. Oh mio Dio, di notte sarei troppo curioso. Il bong l'abbiamo provato, ci manca il vino, Franco. E se fosse acqua? E se fosse invece un detersivo? Oh, figa, il detersivo me ne frega. È l'acqua che mi provo. Ma che acqua? Poi sembra anche vuota, guardala. Sembra una bottiglia completamente priva di vino. Proviamo a versarcelo. Dimmi che almeno il vino il colore l'ha mantenuto. No, neanche il vino. È una massa, non lo so, melmastra. Non saprei dirti. Dai, figo, ma fa vomitare. Vabbè, dai, diciamo che più o meno sembra di essere un po' a North Yankton. Non so perché sento anche un crash potente nell'aria. Ho questo presentimento. Un secondo, riesci a distinguere, no? L'uomo dalla donna, teoricamente. Salve. Sì, dai. Si riesce a capire, anche se è abbastanza inquietante perché non c'hanno le pupille. Franco, fatti vedere un attimo in faccia. Boh, a me ricorda la mod della neve. Vediamo anche il tequila dentro, che è un sacco colorato, c'è un sacco di robe. È uno dei migliori contrasti, secondo me, che possiamo vedere quest'oggi. Poi vorrei provare a sorvolare l'intera isola. Secondo me vediamo uno spettacolo pazzesco. Ma c'è il tequila, completamente spoglio delle sue texture. Oddio, un attimo. Sul vetro ci sono i colori. Mio Dio, che figo. Le luci chiaramente rimangono. Il resto però no. Ciao, tipo della birra. Vediamo un attimo di sotto la zona con il biliardo, come è messa. Con la texture ce l'abbiamo. E non è una cosa da sottovalutare, anche perché è la prima forse che vedo. Torna sopra. Tutto ciò è magnifico. Mi scusi, persona tendente all'ubriaco. Scusi anche lei. Adesso ce l'andiamo. Oddio, ce la vedo già, Amanda, senza le texture, tipo Lucifero. Figo, stai scherzando, io là non ci va. E invece ci andremo, anche perché la casa di Michael dentro ha un sacco di cose che sono curioso di vedere senza le texture. Io mi vedo, no? Il crash che è lì stile Mazzarri che aspetta. Perfetto. Ciao Geraldo, fermati qua. E Geraldo non si saluta. È diventato associare da un momento all'altro. Lasciamo perdere cose trasparenti, chiaramente della mod grafica che va a bagare tutto. Buongiorno. Oddio, c'è l'intera stalla al completo. Salve, aspetta un attimo. Tracy. Tracy è una delle cose più spaventose di questo pianeta. Guardala. Sembra uno statue. Tracy, però, è spaventosissima. Sembra la strega di qualche, non lo so, palude in un ipotetico nuovo gioco di God of War. Allora, intanto, Amanda, lasciamola stare. Non consideriamola. Dov'è quella che lava i piatti? Dov'è la domestica? Domestica, dove sei andata? Dove sei? Qua adesso sono tutti bianchi, no? Eh sì, non c'è neanche un quadro. Completamente. Oh mio Dio, ma sapete una cosa? Che vista così alla fine mi piace più anche dell'originale. Com'è la camera di Tracy? Ok, oddio, aspetta lo specchio. Che sta roba strobo. Dai, figo, non ne posso più. Tra l'altro, devo andare anche dal porchetto. Al porchetto ci andiamo dopo, dai. Fammi vedere un attimo com'è la camera del maiale. Il computer ce l'ha uno schermo, non c'è un tubo. La chitarra priva di texture anche lei. Questo cos'è? Un altro PC. Bellissimo. Salve. Ma sembra di essere veramente in un altro posto.
posto. Niente male, niente male. Vorrei vedere la metro. O anche Lando. Potremmo avere un Lando privo di texture, considerando che le toglie ad ogni vettura. E com'è il contachilometri qua? Vabbè, non c'è niente, però vediamo lo stesso le lancette che si girano. Cosa comunque bella. Brava Rockstar che fai le cose fatte bene, non solo disegnate. Il mare abbiamo già visto che c'è ugualmente. O meglio, la piscina. Perché la piscina e il mare sono due cose diverse. La piscina è come un oggetto e il mare è come un altro. Cioè, se mi metti il mare completamente bianco, stile vino, impazzisco. Anche se la vedo molto dura. Ecco, là c'è il mare. No, da qua riusciamo già forse a capire che il mare la texture purtroppo ce l'ha. La spiaggia però è completamente un tutt'uno con l'altro terreno. Non si capisce una mazza. Eh sì, il mare è sempre il mare. Ma non si vede un cazzo per terra. Sembra di camminare sul terreno santo. Dai, figo, devo andare dal porcare. Franco, con calma, che se andiamo dal porcare bestemmia nei primi minuti di video, il tubo mi dà delle mazzate. Aspetta un secondo. C'è un colore. Vabbè, che comunque non è che cava i colori, cava unicamente le texture, quindi non è proprio una texture questo, ma è una luce, considerato un'illuminazione, quindi ci sta che il semaforo sia ancora rosso. Però gli alberi non sono alberi, le macchine sono macchine, ma non macchine. È una texture questa? Vuoi dirmi che non è una texture? Cioè, loro hanno creato il modello già con questa roba? Allora, andiamo a fare un giro alla metro, poi andiamo dal porcaro, ok? Oh, figa, ti dico solo una cosa, mi devo, lo facciamo aspettare, mi vado a letire, va. Vabbè, oh, ci sarà qualche censura in più che ti devo dire. Vorrei provare però di notte. Metto notte anche la mod grafica, quindi non so cosa potrebbe succedere. Vediamo un attimo la sua macchina, perché la mia l'ho completamente distrutta. Com'è quest'uomo in faccia? Sembra gente 47, però 4 volte più spaventoso. Mettiamo tempo notturno. Restiamo verso le 23, che è un po' meno candido, ma ci mette comunque del suo. Quello è ugualmente illuminato, quindi immagino che sia un qualcosa di già colorato. Mettiamo qua la vettura e vediamo un po' i vestiti dentro come sono. Signora, che manco si vede lei, tra l'altro. Salve. Cioè, è terrificante. Sembra un'altra strega. A tratti ricorda anche un vichingo. Bellissimi sti vestiti, Sembrano tutti dei pigiama, guarda. Cioè, uno spettacolo proprio. Me ne vado a Ug. Sempre forza Odino. Vediamo ora la zona della metro. Vorrei rimettere giorno, perché sono sicuro che con ste luci, con la texture, eccetera, mi scoppia tutto da un momento all'altro. Voglio vedere com'è la città, vista un po' così. Non cambia più di tanto. Che sto coso, che succede? La scoteca, Voglio vedere se con la luce riusciamo a mostrare le macchine. No, no, niente. Sembra un'onda energetica potentissima che toglie gli occhi prima di tutto a noi. Comunque, prima di vedere il Lando, voglio vedere un po' com'è qua sotto, dove c'è anche la metro e tutte le altre robe. Vabbè, che alla fine è come vedere un gioco in costruzione. L'abbiamo già trovata. Perché sono spaventati? Ma stanno tipo recitando un rosario. Ma perché? Ma non ho fatto niente. Buongiorno. Sono un po' preoccupati. Dai, metro, fermati, che voglio vedere come sei fatta senza le texture. Mannaggia te. Lei cos'è? Oh mio Dio, ma è spaventosa. Ciao, Gringos. Salve. Ma che cazzo? Oh, ma è aggressione. Sto clown. Teoricamente, il sangue dovrebbe vedersi, no? Perché sono modelli, dovrebbero emettere ugualmente a quello del sangue. Salve, buongiorno. La bozza di sangue la fa in colore? Teoricamente, sì. Non esce niente. Ma davvero? Provo col fuoco, vai. Com'è il fuoco? Il fuoco c'è. Dai, figo, guarda, devo andare dal porcare. Va bene, usciamo di qua. Perché tutti ti vogliono dare delle botte? Comunque, siamo sull'aereo. Voglio vedere un po' com'è tutta quanta Los Santos vista dall'alto, senza le texture, la mappa pulita, con solo gli oggetti depositati, senza il minimo colore, la minima cosa. Non so, mi sembra di essere su quei programmi di modellazione 3D che si facevano in disegno tecnico, to. Ma che stai, era tipo di un kamikaze? Ce l'hanno inventato per schiantarsi contro le case. Aspetta, torna su, perché è veramente inguidabile. Forse è l'aereo più inguidabile che abbia mai pilotato su sto gioco. Qua sembra fare lo slalom con le torri, mi schianto. Girati anche così, no, no, è orribile. Va bene, andiamo a sentire il porcaro un po' cosa ha da fare. Andiamo in aereo, già che ci siamo. Oh, figo, senti, devo andare in macchina. Se poi c'è da scappare, cosa faccio? Ma va a scappare. A parte che fai prima questo coso. Oh, figo, se mi spara il carburatore esplode. Vabbè, tanto non puoi morire, Franco, non è il problema. Voglio mettere per un attimo le texture nuovamente, per vedere la differenza. Questo è Los Santos con le texture, questo è Los Santos senza le texture. Dai, figo, ma scritto anche Ryder, devo andare da lui. Ora parcheggiamo sto coso, prendiamo la macchina e andiamo dal porcaro. È nel campo. Oh, si figa lì fu. Benissimo, quindi atterriamo qua senza fare chiaramente i kamikaze. Ok, siamo vivi. Molto bene. Allora, direi di utilizzare smog, perché forse è meno acceso, rompe meno gli occhi. I pompieri sembrano astronauti venuti da qualche pianeta, non so. L'acqua detexturizzata è come il vino. Scappa. Grande salto. Sembra un'auto di plastica. Sembra tipo di giocare a Tabs. Franco, dal porcaro, se le guardie, cosa ti fa? Guarda come pianta il fucile nel culo, poi spa. Vabbè, speriamo non lo faccia allora. Salve, arrivederci. No, no, amici, come prima, ok? Non è successo niente. Dove sarebbe il porcaro di preciso? Oh, figo, dell'altro lato dei radicchi. Ok, dove sarebbero i radicchi? Aspetta che c'è Amanda Albina lì. Gira sto coso e vediamo un po'. Ciao Amanda, come stai? Ma le vacche sono troppo strane. Fammele vedere in faccia. Come sei messa? È bene o male uguale. Non cambia molto. No, ma sembrano di quei giochi indie stupidi che si trovano su Steam. Non lo so, è fantastico. Pompiere simulator. Potrebbe andare avanti. Oddio, ma è troppo comodo per far levare la gente dalle palle. Dove dobbiamo parcheggiare? Oh, figo, mi andare a destra. Ok, andiamo a destra allora. Ah, sono quelle serre qua in fondo, ho capito. Dov'è il porcaro? È lì. Dovrebbe essere quello. Fermati qua. A che ora ti aspettava? Figo, insomma, 2 ore fa. Vabbè, un ritardo in più, un ritardo in meno. Dov'è il porcaro? Eccolo qua. Signor porcaro, salve, buongiorno, come sta? Viandante. Porco, sei in ritardo. Oh, figo, sono porcaro, mi scusi, comunque sono qua, mi dica pure. Avevo bisogno di una cosa, ma date le circostanze ho bisogno per altro. Oh, figo, cosa sarebbe successo? Boia, sei per caso ritardato, non si capisce più niente. Ah, beh, sì, figo, intende sta roba, tanto non ho trovato l'abitudine. Stupido, io no, devo dare uno speciale veleno ai radicchi rossi, solo che così mi è impossibile.
Sarai tu quindi a farlo. E se dovessi sbagliare, maledetto sia quel porco. Filerai nel granaio, a stanare i topi. Se no arriveranno le grandi bastonate. Figo, signor Procaro, perché è così cattivo? Cosa l'ho fatto di male? Stolto, lo sai benissimo. Ora fila a dare il veleno ai radicchi. Userai il mio estintore. Dai, figo, signor Procaro, ma non si capisce un cazzo. Franco, lascia perdere, andiamo avanti. E che altro, signor Procaro, dove sarebbero sti radicchi? Perché io qua non vedo niente. Eccoci. E ricorda, se dovessi sbagliare, avrai il granaio nel tuo destino. E vabbè, Franco, insomma, diamo l'acqua ai radicchi. Arrivederci, signor Porcaro, sempre un piacere. Beh, magari si riescono a riconoscere lo stesso. No, perché sono unicamente texture. Poi magari li stai anche pestando, quindi. Oh, figo, c'ho un'idea. Qual è l'idea? Figo, coglionato, senti un attimo. Lo vedi il capo dietro di me? Ti do $50 e ti devi dare solamente il veleno sopra i radicchi rossi. Perché? Oh, figo, non rompere il c***o. Dopodiché dovrai andare dal Porcaro, là in fondo a sinistra, e dovrai lanciare contro il coso con il siero, dicendogli chiaramente che me l'hai chiamato per dimostrargli che sei più bravo di me. E se farai anche quest'ultima parte riceverai da me $250. Prima però tu paga. Oh, figo, nessun problema, ecco i soldi. Come faccio a sapere che sono soldi veri e non carte? Non si capisce. Figo, in caso non fossero veri puoi tranquillamente snicciare al Porcaro. Non ce ne sarà bisogno. Dai, ora fila veloce che non c'è tempo da perdere. Signor Clinton, mi sta stupendo. Cosa sono questi sprazzi di intelligenza così strategici addirittura che non si addicono per nulla alla tua persona? Figo, devo andare un attimo da Ryder. Perché da Ryder? Mi dia un attimo il Bison, venga giù. Voilà. Mi sto abituando a sto GTA detexturizzato. Alla fine non è per niente male. Dai, faccia il bravo. Si sta. Bello, bello, bello. Com'è il Bison dentro? Il classico veicolo da indie game. Dove sei andato a cacciare, Ryder? Che sta combinando? Oh, figo, c'è un problema con la piantagione terra. Aveva piantato dell'erba con un suo amico. Solo che non riesci più a capire quali sono le sue piantine e quelle dell'altro. Come no, sono tutte uguali. Oh, figo, assolutamente no. È qui che ti sbagli. Che senso? Dov'è Ryder? È questo? No, è questo qua. Signor Ryder, buongiorno. Ciao. Ma non poteva fare tipo uno si prende la fila, uno si prende l'altro? Oh, figa, che cazzo ne so perché ha fatto così. Comunque hanno segnato con un pennarello le piantine di una e dell'altra. Tutte le piantine marchiate con un pennarello, ma che senso ha? Oh, figo, cazzo, che ne so. Comunque questa roba non la fumerei nemmeno morto. Fa che brutte foglie. Quindi che si fa? Oh, figo, Ryder, c'è poco da dire, non si capisce un cazzo. Io stai calmo. Figo, qua c'è poco da stare calmo. Non si cava un ragno da un buco. Che voglia! Oh, figo, Ryder, cerca di calmarti. Forse possiamo rimediare. Dov'è quell'altro con cui stai condividendo l'erba? Perché sembra... a casa. Figo, allora facciamo così. Adesso torno dal Porcaro che il tizio dovrebbe aver finito quello che stava facendo. Vado al tizio, lo faccio fuori così ti prendi tutta l'erba. E nessuno si rompe più il cazzo. Ok, va bene. Oh, figo, perfetto, ci vediamo più tardi. Grandi amici, c'è da un momento all'altro l'ammazzo, quello va bene, perfetto. Comunque anche le armi senza le texture sono bellissime. Vorrei vedere una semiautomatica in prima persona. Come può vedersi, ho visto il teaser prima ed è troppo strano. Com'è il pompa? Sembra manco un pompa, sembra un bastone. Il lanciafiamme dov'è? Anche lui, bellissimo. Un secondo, perché si sono spostati? Che è successo? Ritorniamo dal Porcaro, va là. Franco, comunque Ryder ti ha detto che è a casa il suo amico. Però a casa di chi? A casa sua? Oh, si vede a quanto pare sì. Sei ultimamente un inquilino, così paga meno di spese. Ah, ok, perfetto. Comunque cambiamo macchina, questo non funziona più. Benissimo. Ha già finito il tizio? Dove è andato? La piano. Per l'amor di Dio, non rompere le coltivazioni. Dove essere qua? In questa parte. Cos'è stato? Cos'era quello sparo? Vedi qua. Dai, Franco! Cos'è quel tizio là per terra? Oh, figo, perfetto, tutto a secondi piani. Ma secondi piani? Cosa? Ma sei coglione! Venga, signor Borghese, c'è un disastro! Viandante. Cerchi forse di prendermi per il culo. Ah, figo, signor Porcaro, sta scherzando. Ma ha levato il coso di mano, voleva fare tutto lui. Ma ha dato una botta in testa e sono rimasto svenuto fino adesso. Viandante, fila nel granaio. No, figo, signor Porcaro, puoi essere un po' più clemente. Poi, tra l'altro, devo fare una cosa veramente molto delicata. Tu potrebbe aspettare un attimo. No, nel granaio. Ora. Oh, figa, come vuole. Signor Clinton, direi che rimandiamo l'omicidio per parare il culo a Ryder. Toh, mettiamolo così. Ti segue anche, cioè vuole essere sicuro. Io con ciò direi che possiamo concludere qui questo video detexturizzato, signori. Spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, un bel pollicione in su. Venitemi a trovare anche in live su Twitch il martedì, il giovedì e il sabato alle 21. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E signor Clinton, ci vediamo la prossima volta, che forse è meglio. Oh, figa, voglio tirare tanto di quelle bestemmie. Rimani calmo, Franco, che alla fine non è così male. Anzi, guarda, ti ho anche rimesso le texture che non sono più abituato a vedere. Voglio il mio indie game della Rockstar.